Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi andiamo a scoprire la nuova emissione di certificati Goldman Sachs Fixed Cash Collect. Sono dei certificati che danno un rendimento, un premio fisso, in questo caso trimestrale, ma andiamo sulla pagina dell'emittente per cercare di capire effettivamente quali sono tutte le caratteristiche di questi prodotti. All'interno dell'articolo, cliccando qui, potrete andare sulla pagina dove ci sono tutte le caratteristiche fondamentali. Scorriamole insieme per cercare di capire quali sono le opportunità legate a questo tipo di strumenti. L'emittente, l'abbiamo già detto, è Goldman Sachs, quindi una delle più importanti banche d'affari al mondo. La denominazione di questi prodotti è in euro. La valutazione iniziale è stata fatta il 19 di dicembre. I prodotti sono andati in quotazione il 24 dicembre. La durata di questi certificati invece è di 3 anni, ovvero avranno una scadenza, la valutazione finale appunto sarà fatta il 12 dicembre del 2022. Non è previsto il rimborso anticipato per questi strumenti, ognuno di questi certificati vale 100 euro. Questo significa che è possibile costruire una strategia di investimento adatta un pochettino a tutte le tasche, dal momento che appunto l'investimento minimo è appunto 100 euro. Per quanto riguarda la quotazione, questi strumenti sono quotati sul Sedex e i sottostanti sono quelli che vediamo in questo momento. Sono Banco BPM, Fiat Chrysler, Intesa, Sogen, STM, Telecom Italia e Unicredit, quindi diciamo una vasta gamma di azioni italiane prevalentemente più Société Générale, che è un'azione francese, una banca francese in particolare. Per quanto riguarda questo tipo di prodotto, è diverso rispetto agli altri perché non prevede quella che è l'autocallability, quindi la possibilità di rimborso anticipato, cosa che è tipica dei certificati cash collect. Prevede un premio trimestrale tendenzialmente più basso rispetto a quello che viene offerto normalmente, una scadenza più lunga rispetto a quella che invece viene offerta dai normali cash collect, ma soprattutto delle barriere profondissime. Quindi, in questo caso, l'emittente che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di fare una cosa che viene fatta raramente, ovvero ha deciso di mettere delle barriere veramente profonde. 35%, ricordiamo, non è il livello di perdita, ma è quello valore sul quale, diciamo, viene calcolata la barriera. Adesso lo vediamo poi all'interno di un grafico, però diciamo che la barriera viene raggiunta se il certificato, o meglio, se il sottostante dovesse perdere il 65% dal valore di strike. Quindi facciamo un esempio: su Intesa San Paolo 2,38 € valore di strike price, il livello di barriera è posto a 0,83 centesimi, quindi sotto l'euro. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio graficamente perché così si capisce meglio. Ogni 3 mesi si incassa questo premio che vedete qui, quindi nel caso di Intesa San Paolo lo 0,50%, quindi un 2% l'anno. Questo rendimento si incassa sempre, indipendentemente dall'andamento del sottostante, quindi anche se Intesa dovesse quotare 10 centesimi. Dall'altro lato abbiamo un rimborso a scadenza, ovvero se tra 3 anni Intesa dovesse essere sopra 0,83 centesimi, il certificato rimborserebbe 100 euro per singolo certificato. Altrimenti, quindi se dovesse essere sotto, avremmo una performance commisurata all'andamento sottostante, quindi con una perdita di oltre il 65%, alla quale appunto dobbiamo poi togliere i premi incassati, che nel frattempo sarebbero stati del 6% se consideriamo il certificato su Intesa San Paolo. Il ragionamento è questo: se consideriamo questo tipo di prodotti, è vero che oggi ottenere rendimenti in euro è molto molto difficile, quindi Goldman ha deciso di mettere una piccola componente azionaria per cercare di far salire un pochettino il rendimento. Quindi l'idea è di parcheggiare della liquidità su un certificato come questo che ci può rendere un 2% l'anno. È difficile appunto che la barriera tra 3 anni possa essere rotta. Questo che vediamo è il grafico di Intesa, ho voluto metterlo mensile per farvi vedere dove si trova effettivamente la barriera. Questa barriera è stata violata nel 2002, ottobre 2002, poi ancora nel 2011, nel 2012 e infine nel 2013. Però sono 6 anni, 7 anni che il titolo Intesa non viola questa barriera. Ricordiamo che la barriera è di tipo discreto e quindi significa che viene osservata esclusivamente nel 2022. La domanda che mi potete fare in questo momento
argomento è: ma allora tu sei certo che tra 3 anni Intesa sarà sopra questo livello di 0,88? Questo io ovviamente non lo posso sapere, però ritengo che i fondamentali di Intesa facciano sì che il titolo possa ragionevolmente trovarsi sopra il valore di 1 euro sulla base dei dati che abbiamo in nostro possesso in questo momento. È un modo per ottenere un rendimento del 2%, che è un rendimento, diciamo, modesto, ma comunque un rendimento positivo, a fronte di un rischio che io ritengo essere particolarmente contenuto. Ho fatto l'esempio su Intesa perché poi, andando a vedere altri titoli, abbiamo visto che, per esempio, quello su Banco BPM ha una componente di rischio maggiore, perché il titolo, diciamo, negli ultimi anni non ha performato particolarmente bene. Quindi diciamo che, se andiamo a vedere un pochettino tutta l'emissione, vediamo che i rendimenti più o meno sono allineati tra l'1% e il 2,80%, però forse in questo momento è più interessante scegliere titoli come possono essere Fiat, Intesa o Societe Generale, che stanno, diciamo, secondo me hanno un livello di rischiosità più basso rispetto ad altri. Con questo io non voglio dilungarmi troppo. All'interno dell'articolo trovate tutti gli ISIN dei certificati di cui abbiamo parlato, quindi li potrete poi trovare all'interno delle piattaforme di trading, e ovviamente il link che vi rimanda alla emissione completa. Da parte di Enrico Lanati, investire.biz, per oggi è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.